posso dirvi che Razzi ha convinto anche me? No, perché io ero tra gli indecisi, eh. Io non so quanti di voi siano determinati e decisi, no? Se ci sono gli indecisi. Oh, ma sono tanti gli indecisi, ragazzi, lo dicono tutti i sondaggi. Guardate questo, questo è l'ultimo sondaggio realizzato dal TG della 7. Guarda, eh. Allora, dunque, questo è aggiornato al 10 ottobre. Il 43%, l'astensione, partiamo dall'astensione che è importante, il 43%, virgola 8, dice che non andrà a votare e il 31,4%, di quelli che ci andranno è indeciso. Poi tra quelli decisi al TG hanno detto che c'è almeno un altro 15% che nel frattempo potrebbe cambiare idea. Quindi tra i decisi c'è un altro 15% di indecisi. Ora io non sono un sondaggista, ma a me facendo due conti vedo almeno un 70% di italiani a cui del referendum non gliene frega una beata minchia. No, non so. Eppure su tutti i giornali continuano a ripeterci che il paese è spaccato. È vero, ma nel senso che si è spaccato. La verità è che siamo sfiniti, ragazzi. Se continua così, arriviamo tutti al 4 dicembre che non abbiamo nemmeno più la forza di alzare la matita. Faremo sì o no? Portatemi a casa adesso. Allora, la Costituzione. Dunque, avete visto cosa è successo a Pistoia? Scusami, bomba al Circolo Arci, ma ero solo stanco del dibattito sul referendum. Stavano facendo dibattito, che cazzo faccio? Pronto polizia, c'è una bomba. Ha chiamato la polizia per farli smettere, raga. Ma pensa a che livello di sfrangimento di coglioni siamo arrivati, no? Ma tra l'altro, perché il resto del mondo mi sembra concentrato su altre cosette. Tipo, ne dico una, qual era più? Cazzarola, non mi viene in mente. Qual era? Ah, sì, sì, che stupido. Sta per scoppiare la terza guerra mondiale. Porca paletta. Clima di guerra in Russia, esercitazioni e scorte di cibo. Il Cremlino invita la popolazione a prepararsi allo scontro con l'Occidente. E per noi il problema più grande è il bicameralismo. È come dire che il problema più grande che avevano a Pompei era il fumo passivo. No, io, cioè, ora io a occhio non credo che Putin sia incazzato con noi perché abbiamo ancora il Senato. Ora basta, tu decidi. O stai con maggioritario, con soglia e premio di maggioranza, stai con proporzionale. Se no io bombarda te. Guardate che Putin non sta scherzando, eh. Guardate cosa stanno facendo in Russia, fammi vedere, scusami. Il governatore di San Pietroburgo ha ordinato di accumulare riserve di grano. Mettono da parte i sacchi di grano. Non è che stanno girando lo spot del Mulino Bianco. Si preparano davvero alla guerra nucleare, ragazzi. E noi ci preoccupiamo di cosa succede il 4 dicembre? Ma faccia bene se ci arriviamo il 4 di dicembre. Questa notizia di oggi. Pinotti, i nostri militari schierati in Lettonia. Mandiamo i nostri soldati al confine con la Russia. Ma cazzo, ma fatemi piuttosto votare su questo, no? Guerra sì, guerra no. Questo sarebbe il referendum da fare, no? Lutwak è per il sì, il resto del mondo è per il no a Lutwak. Non so, dite che sto esagerando. Guardate, questo titolo è di ieri, eh? Ragazzi, non voglio mettervi paura, ma dico solo il rischio di una terza guerra mondiale. Guardate che al Sole 24 Ore sono bravi a fare le previsioni, eh? Guarda che sono attendibili, eh? Dietro c'è Confindustria, eh? Sono su a militare. Renato Pozzetto, sono su militare, c'è Confindustria dietro. Ogni anno fanno previsioni su tutto, sul PIL, sull'economia, sul debito pubblico, sono veramente specializzati a fare i conti a tutti, eh.
non sono tanto bravi a farsi loro. Terremoto al Sole 24 Ore e il titolo crolla in borsa. Negli ultimi 6 mesi il Sole 24 Ore ha perso 50 milioni di euro e negli ultimi 7 anni ne ha persi 300. Pare che ora sia pieno di debiti e sull'orlo del fallimento. Quindi Sole 24 Ore ormai più che il nome è la scadenza. Sole 24 Ore, solo 23 ore, solo 22 ore, solo un minuto. Via, boom, chiuso, va. Ma... Però scusate un attimo, quanto va male l'economia in Italia se fallisce pure il giornale che parla dell'economia in Italia?